Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Fratelli carissimi, è una parola che sconvolge, è una parola che non è molto citata, perché penso che ci scandalizzi questa parola. Il cristianesimo è una religione della pace, e qua invece il Signore dice: pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io sono venuto a portare la divisione. Sarà possibile? La parola non si può contraddire. E Gesù Cristo risorto, quando appare ai suoi discepoli, dice: pace a voi. Allora qui c'è una contraddizione. Dice: sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Questa parola, questo verbo gettare, è lo stesso del gettare il seme. E anche quando il Signore dice: gettare la mia vita, a dare la mia vita, a consegnare la mia vita, alcune volte nel Vangelo appare lo stesso verbo, gettare la vita. Vedete, nel Vangelo di Giovanni il Signore dice: se il seme è gettato in terra, è caduto in terra, non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Per questo qui dice: ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato, ardo dentro, qualcosa mi arde finché questo battesimo non sia compiuto. E anche qui battesimo vuol dire immersione, vuol dire affogare, un pochino come il seme nella terra. Ma forse cominciamo a comprendere che cosa sta dicendo il Signore. Signore viene a fare luce nella nostra vita, non viene a portare la pace dell'ONU, per esempio, la pace dei trattati internazionali, la pace che sono, tutte queste paci sono fatte per essere poi contravvenute. Infatti in un altro posto lui dirà: vi do la mia pace, vi lascio la mia pace, ma non come la dà il mondo. Non sono venuto a portare qui sulla terra la pace messianica, che è riservata alla vita futura, che è riservata al cielo. Il Signore è molto realista e oggi ci invita ad essere tutti noi realisti. Che cosa c'è sinceramente, che cosa c'è nel tuo cuore, nel mio cuore? Che pace c'è? Che pace io desidero? Una pace in fondo che è assenza di contrasti, assenza di conflitti, assenza di problemi. E non è così, perché questa divisione che il Signore è venuto a portare è quella che già portiamo nel cuore, è venuto a rivelare l'origine della nostra vera sofferenza. Ci sono divisioni nel nostro cuore. Io penso che tutti noi che siamo qui possiamo ammetterlo, riconoscerlo, e se non lo riconosciamo, se ci nascondiamo, allora forse siamo ancora ipocriti, siamo ancora lontani dalla conversione autentica. È impossibile, dicevamo tutti, io sto in pace con tutti. Non è vero, perché se hai un minimo giudizio su una persona, non uno grandissimo, un minimo giudizio, già sei diviso da quella persona. Se io ho indifferenza per una persona,
Se io come prete faccio accezione di persona, cioè preferisco starmene con questi che magari sono quelli che mi stanno intorno, che mi aiutano, o forse alle volte un po' più ricchi, non lo so, e tralascio quelli che in fondo nel mio cuore disprezzo, che comunque considero non all'altezza, che non mi possono aiutare, o viceversa, perché può succedere viceversa. Io sono sempre con i poveri, io sempre con e tralascio tutte le persone che dico tanto quelli sono ricchi, tanto quelli che gliene importa, non vado a visitare le case delle persone che magari mi rifiuteranno. Dico, per un prete, per me, che tutti i giorni c'è questa tentazione, stare con le persone con le quali stai meglio, non andare in una casa che magari ti vomita lì insulti sulla chiesa, insulti sui preti, no? Allora c'è già la divisione. Poi il Signore è talmente buono, è talmente realista che dice proprio le cose più vere. L'ultima frase, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Allora qui la sottoscriviamo tutti, perché bene o male tutti quanti abbiamo questo problema, questi conflitti, queste competizioni, queste gelosie all'interno della famiglia. Poi figli contro genitori non ne parliamo, genitori contro figli, eccetera. Immediatamente il Signore sta parlando di quello che sarebbe accaduto nel cristianesimo dei primi secoli. Io sto in Giappone e vedo questa parola verissima, per esempio, con le persone che si convertono al cristianesimo. Io conosco persone che per convertirsi al cristianesimo e per esempio avere il secondo, terzo figlio, mettere un pochino dietro la carriera, sono stati diseredati dai propri genitori. E io li conosco, e nemmeno uno solo, persone che si sono giocate la vita. Ma il Signore più profondamente dice: guarda, io sono col mio battesimo, cioè col mio essere, la mia incarnazione, come un seme vengo nella tua vita e faccio verità. Dice, la parola è come una spada che penetra fino al fondo delle giunture e separa quello che c'è dentro, il bene e il male, lo mette in evidenza. Allora la morte del nostro Signore Gesù Cristo, il suo amore infinito per noi, attirando su di sé i nostri peccati, mostra quello che c'è nel tuo cuore, mostra quello che c'è nel mio cuore. Questo significa che sono venuto a portare la divisione, non che lui ha detto ci dividiamo. È ovvio, è venuto a morire per dire: guarda, tu soffri perché stai giudicando, io soffro perché faccio accezione di persone, perché faccio favoritismi, io soffro, tu soffri perché non accetti che la nuora non sia come tu pensi, che non tratti tuo figlio come tu l'hai trattato sempre, e non credi che per tuo figlio la via al cielo è esattamente quella nuora con quel carattere opposto al tuo, eccetera eccetera. Giudichi tuo figlio, giudichi tuo marito, giudichi tua moglie, giudichi il mondo intero. Ma io lo so, e per questo sono angosciato. Oggi il Signore, per così dire, è angosciato, c'ha un ardore, c'ha un desiderio enorme di battezzarsi nella tua vita, perché sa che tu stai soffrendo. Anche le suore, anche i preti, nelle comunità religiose che preghiamo tutti i giorni insieme, mattina, sera, pranziamo insieme, e poi la superiora la giudichiamo, il vescovo lo giudichiamo, il parroco lo giudichiamo, il viceparroco lo giudichiamo. E Cristo viene qui oggi a dire: quanto ti amo io, che ho un desiderio irrefrenabile di morire per te, di lasciarmi oggi battezzare in questa divisione che c'è nel tuo cuore. Allora si compie il mistero della Pasqua. Allora, se oggi noi accettiamo questa parola di verità che ci scandalizza e dice: guarda, sei così, vero? Sì, oggi, in questo momento c'è un giudizio, c'è forse un rancore, forse un pensiero malvagio, forse qualcosa che ti divide veramente da tuo marito, forse non riesci ad aprirti alla vita con lui, forse hai paura di avere un altro figlio, non lo so, quello che sia, non accetti quella persona, bene, io entro lì e muoio da solo, diviso da te, per unirti a me, per risuscitare con te, per mostrarti oggi le mie piaghe che hanno conquistato per te la vera pace, non quella che dà il mondo, una pace borghese, una pace con assenza di difficoltà, una pace vera, autentica, la pace di chi ha vinto la morte, la pace del cuore, che sai che in ogni situazione
Dio ti ama. La pace di chi ha visto Cristo risorto, di chi ha visto nella sua vita che la morte è stata vinta, per questo può perdonare quella nuora o quella suocera che le sta dando la morte. Lo può amare e può parlare anche nella verità, può anche avere una litigata seria con il suo marito, senza per questo dividersi, discutere e poi chiedersi perdono. Questa è la pace vera che il Signore viene a portare, la pace che va oltre la carne. Invece tutto il mondo, terapie di gruppo, tutta una serie di cose, per che cosa? Per mettere insieme dei cocci che alla prossima, prossimo terremoto, al prossimo problema se li fanno tutti per terra. Ma Cristo non viene a mettere a posto i cocci oggi. Oggi, come tutti i giorni, Cristo viene a fare una cosa nuova, del matrimonio, del mio presbiterato, della consacrazione sponsale delle suore, una vedova, tutto. Cristo viene a fare nuove tutte le cose. Per questo dice: io sono venuto a portare la vita vera, io sono venuto a gettare questo fuoco. Il fuoco è lo Spirito Santo, ma il fuoco purifica, purifica la menzogna, purifica profondo il nostro cuore. Viene a seminare fuoco, fuoco che purifica e fuoco che dà vita. Lo accettiamo oggi noi questo? Ma sì che lo accettiamo. Lo accettiamo perché è la nostra salvezza, perché oggi possiamo entrare in questa giornata e in tutte le giornate della nostra vita accettando che Cristo venga con i fatti, con la realtà, con i problemi, con le umiliazioni e con la parola a purificarci, per poter entrare in questa giornata nella malattia, nel cancro, nella solitudine, nella vecchiaia, con la pace vera, la pace che Lui ha portato dopo aver vinto la morte e apparendo risuscitato ai Suoi discepoli. Pace a te, stai in pace con me, io ti ho perdonato, io so chi sei, con me puoi passare in mezzo al fuoco e vedrai che non ti brucerai. Allora accogliamolo questo fuoco che viene a purificare e mentre purifica ci unisce strettamente a Cristo, per cui possiamo amare laddove nel cuore avevamo la divisione, amare laddove giudicavamo, perdonare, giustificare, donarci a marito, moglie, figli, genitori, suocera e nuora, ad amare, purificati per amare. E tutto questo si compie nella Chiesa, con i sacramenti, con l'Eucarestia, dove Cristo si immerge nella nostra vita, con il perdono dei peccati, la confessione, dove Cristo ci prende dalle nostre situazioni e ci fa risuscitare con Lui, nelle liturgie, nell'ascolto della parola, nella vita comunitaria, dove impariamo ad amarci come Cristo ci ha amato. Buona giornata.